Buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo incontro di formazione sulla classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute ICF. In modo particolare parleremo della versione per adolescenti e per bambini. Nello specifico di cosa parleremo durante questo incontro? Di ICF come modello concettuale, di ICF come strumento per la comprensione e la descrizione del funzionamento umano, della classificazione della sua struttura gerarchica e anche del linguaggio di ICF. La 54esima Assemblea Mondiale della Sanità approva e pubblica il 22 maggio del 2001 la classificazione originaria, cioè ICF. In modo particolare raccomanda a tutti gli Stati membri l'applicazione di tale classificazione negli studi di popolazione e nei report. Coloro che hanno steso la classificazione ICF hanno però messo in evidenza la necessità di una versione dedicata a bambini e adolescenti. Ecco perché viene approvata e pubblicata nel 2007 ICF-CI. Essa consente infatti di descrivere proprio le caratteristiche tipiche del funzionamento di bambini e adolescenti, arricchendo questa versione con tutta una serie di categorie e di capitoli che consentono proprio la descrizione di quegli ambiti che sono propri di queste due età di sviluppo. ICF, lo abbiamo detto, è un modello concettuale assolutamente innovativo, supera i due modelli concettuali precedenti e li integra in un certo senso. Perché? Perché ICF va al di là di quello che può essere il modello medico che considera la disabilità essenzialmente come un problema che deve essere curato e deve essere gestito. La persona con disabilità quindi viene quasi esclusivamente considerata come un paziente. Il modello sociale invece affronta il tema della disabilità anch'esso come un problema, ma un problema provocato e causato dal contesto sociale. Dicevamo che ICF integra questi due modelli, ma li supera ulteriormente. ICF è infatti un modello biopsicosociale, è un modello che parte dalla considerazione di quella che è la condizione di salute di un individuo, di una persona, che può essere determinata da una disfunzione cromosomica, da una malattia cronica, da una malattia lieve, da una malattia grave, ma non si ferma a definire il funzionamento di quell'individuo unicamente attraverso questo elemento. Parte dalla condizione di salute, la prende in considerazione, ma va a valutare anche altri aspetti che consentono di descrivere esattamente come quell'individuo funziona. Questi aspetti che impareremo a definire in termini di componenti con ICF sono proprio le funzioni e le strutture corporee, le attività e la partecipazione. Per funzioni si intendono proprio le funzioni, non semplicemente quelle corporee, ma anche quelle psicologiche, che sono strettamente connesse alle strutture corporee. Data una struttura, vi è una funzione corrispondente. ICF quindi aiuta a comprendere in termini di menomazione o di limite quelli che sono gli aspetti di funzionamento e gli aspetti strutturali che contraddistinguono il funzionamento di una persona. Le funzioni e le strutture corporee sono strettamente connesse all'attività, cioè a ciò che l'individuo, lo studente, il bambino è in grado di compiere. E grazie a questa attività che è strettamente connessa alle funzioni e alle strutture corporee, il bambino, lo studente, la persona partecipa al proprio contesto di vita. Anche la partecipazione come l'attività può essere intesa in termini di limitazione, perché laddove abbiamo funzioni e strutture corporee che vengono descritti in termini di menomazione, possiamo avere una corrispondenza
un corrispondente attività limitata e una restrizione alla partecipazione nei contesti di vita. Tutto questo non basta per spiegare il funzionamento di una persona, occorre sicuramente tenere in considerazione anche i fattori ambientali, cioè gli elementi di contesto che potranno porsi di fronte alla persona come elementi barriere o facilitatori rispetto appunto al funzionamento dell'individuo. Dicevamo che questo modello è anzitutto un modello descrittivo. Che cosa descrive? Descrive proprio il funzionamento di una persona, come quella persona funziona. E il funzionamento è proprio il risultato di un'interazione profonda, di un'interazione biunivoca tra tutte le componenti che costituiscono il diagramma. La descrizione allora del funzionamento della persona avviene tenendo in considerazione tutti gli elementi del diagramma, dalle strutture alle funzioni, all'attività, alla partecipazione, ai fattori contestuali. L'interazione tra le parti è assolutamente dinamica. Riprendendo una definizione cara a Dario Janes, parliamo di funzionamento pensando soprattutto al nostro modo di operare all'interno delle classi e all'interno della scuola, al funzionamento del bambino inteso come allievo e come studente. Ci soffermiamo allora in modo particolare alla comprensione di quello che è il funzionamento educativo e apprenditivo e anche per la descrizione di questo particolare funzionamento dobbiamo tenere in considerazione quelli che sono i nodi del modello biopsicosociale, le funzioni e le strutture corporee, la cui descrizione è sicuramente più di competenza degli operatori sanitari, il nodo dell'attività e della partecipazione che ci consente di descrivere come il bambino è in grado di svolgere determinate attività e di partecipare al contesto della classe e al processo di apprendimento, i fattori personali che non vengono classificati da ICF, ma che noi possiamo tenere in considerazione e riassumere nella parte anagrafica della nostra documentazione, e i fattori contestuali, cioè tutti gli elementi del contesto che possono porsi come barriere o facilitatori rispetto al processo di apprendimento dello studente. Riprendiamo allora la definizione che ICF ci dà dell'attività. È proprio l'esecuzione di un compito o di un'azione da parte dell'individuo in una prospettiva prevalentemente individuale. Cosa andremo allora a valutare? Come il bambino funziona nello svolgimento di quell'attività e quali limitazioni possono essere presenti nel compimento di quella attività, appunto. Parlavamo inoltre di ICF come classificazione che ha una propria struttura. Come operatori della scuola saremo particolarmente attenti ad un aspetto particolare. Prima abbiamo citato il funzionamento apprenditivo, ora citiamo proprio quella componente che DCF andiamo soprattutto a consultare perché ci consentirà di descrivere proprio le attività svolte in ambito scolastico. La componente presa in considerazione è attività e partecipazione e già la classificazione al primo livello ci consente di mettere bene in evidenza quali sono i campi di interesse presenti all'interno di questa componente che ICF indica in termini di capitolo. Nella componente attività e partecipazione, che inoltre ICF indica con la lettera D, vedremo poi per quale motivo, vengono individuati alcuni
capitoli specifici, quello legato all'apprendimento e all'applicazione delle conoscenze, quello legato ai compiti, alle richieste generali, alla comunicazione, alla mobilità, alla cura della propria persona e alla vita domestica, oltre che alle interazioni, alle aree di vita principali e alle aree di vita sociale, civile e di comunità. Vedete come effettivamente questi capitoli corrispondono a quelli che sono gli assi, i centri di interesse sui quali noi solitamente focalizziamo la nostra attenzione nel momento in cui osserviamo il nostro studente per poter descrivere il suo funzionamento. È assolutamente fondamentale concentrarsi sull'aspetto dell'apprendimento, su come apprende, su come conosce e su come applica le sue conoscenze, ma nello stesso tempo è fondamentale comprendere come comunica, come si muove, quali sono i livelli della sua autonomia, l'aspetto legato alle relazioni e alle socializzazioni all'interno del contesto scolastico e non solo. Per poter comprendere il funzionamento, ma soprattutto essere in grado di descriverlo, ICF si presenta con una struttura che deve essere anzitutto ben compresa. È una classificazione sicuramente complessa, ma suddivisa in due parti. La prima parte viene definita funzionamento e disabilità. In questa prima parte vengono comprese queste componenti: funzioni corporee, strutture corporee, attività e partecipazione. La seconda parte invece riguarda i fattori contestuali e nei fattori contestuali rientrano i fattori ambientali, i fattori personali che ICF, ribadisco, non tratta. Di ciascuna di queste componenti dovremo andare ad evidenziare degli aspetti specifici, cosa? Le modificazioni a livello delle funzioni corporee, le modificazioni a livello delle strutture corporee. Nella componente attività e partecipazione dovremo andare a valutare cosa il bambino in termini di capacità è in grado di svolgere da solo, cosa è in grado di compiere invece in termini di performance, cioè laddove il docente o l'operatore agisce in termini di facilitazione del percorso apprenditivo, come cambia la prestazione appunto del bambino, dello studente stesso. Nei fattori ambientali andremo invece a definire meglio quelli che sono i facilitatori oppure le barriere all'interno del contesto. Questo nuovamente è uno schema riportato nella classificazione che ci consente ancora in modo un po' più chiaro di cogliere come utilizzare ICF, andando a valutare quelli che sono gli aspetti positivi o negativi di un determinato funzionamento, oppure quegli aspetti che si pongono come ostacoli o come facilitatori all'interno di un contesto specifico. Definita la struttura di ICF e il modello antropologico che vi è alla base, dobbiamo cercare poi di comprendere come utilizzare ICF all'interno delle nostre classi. A noi oggi viene proprio chiesto di utilizzare ICF come uno strumento di osservazione che guida l'osservazione e che consente la descrizione del funzionamento. Devo quindi pormi nella mia classe cercando di osservare, un'osservazione fatta senza necessariamente creare delle inferenze. Non devo esprimere giudizi rispetto al dato che ho osservato, ma devo ricondurre ciò che ho osservato alle categorie di ICF, che possono includere ulteriori sottocategorie. Una volta che ho osservato quel dato e l'ho tradotto con una categoria specifica, attribuirò a quella categoria un qualificatore. In questo modo avrò la possibilità di ricomporre il funzionamento del mio studente, creando e definendo quello che è il profilo di funzionamento, il ritratto di quella persona in quel particolare momento.
Per potermi muovere più facilmente all'interno della classificazione, ICF nel codice alfanumerico utilizza appunto sia le lettere che il codice numerico. La lettera orienta e ci indica in quale parte e soprattutto in quale componente ci stiamo muovendo con la nostra osservazione. La categoria che è preceduta dalla lettera B tratta proprio delle funzioni corporee, dalla lettera S le strutture corporee, la lettera D che è la componente nella quale noi ci muoveremo maggiormente, attività e partecipazione, e invece la lettera E ci consentirà di individuare i fattori ambientali. Individuata la componente, devo andare a scegliere il capitolo, cioè una volta che ho compreso in quale parte di ICF devo orientare la ricerca del mio dato osservativo, vado ad individuare esattamente la componente. In questo caso io vi propongo come esempio la componente attività e partecipazione e in modo particolare vado a ricondurre il dato osservativo a questo capitolo, compiti e richieste generali. Il consiglio che vi do a questo punto è quello di leggere con attenzione la descrizione che viene riportata a seguito di ogni categoria alfanumerica. Una volta aver letto la definizione, vado a comprendere qual è l'aspetto strutturale di questo codice. La lettera D mi indica che sono nella componente attività e partecipazione. La lettera 2, cioè immediatamente seguente alla lettera, mi indica il capitolo all'interno del quale mi sto muovendo nella classificazione. Una volta identificato il capitolo corrispondente, vado ad identificare qual è la categoria che meglio descrive ciò che ho osservato nella mia classe, e la categoria sono esattamente i due numeri che seguono il numero del capitolo. Il consiglio che vi do è quello di leggere dopo la descrizione dettagliata della categoria, che ci aiuta proprio a comprendere se ciò che ho osservato corrisponde alla categoria stessa, anche le inclusioni e le esclusioni che in alcuni casi ICF presenta. È possibile che una volta identificata la categoria, io possa trovare nella successiva sottocategoria un'ulteriore spiegazione di ciò che ho osservato all'interno della classe. Vediamo allora che il livello di sottocategoria viene nuovamente identificato con un altro numero. Qui vi lascio alcuni esempi per comprendere i diversi livelli di sottocategorie che ci consentono di descrivere sempre in modo più dettagliato ciò che abbiamo osservato. Non si parla di un codice di ICF se non vi è l'attribuzione di un qualificatore. Il qualificatore è rappresentato da questo numero dopo il punto ed è importante capire che il qualificatore rappresenta proprio l'entità del livello di salute o di gravità del problema rispetto al dato che abbiamo osservato. Attribuire il qualificatore non è una cosa di per sé così complicata, perché la stessa classificazione ci offre una leggenda che ci guida nell'attribuzione del qualificatore stesso. Ad esempio, quando il problema che io ho osservato si pone ad un livello lieve, allora so esattamente che il qualificatore da dover attribuire è il punto e l'uno. Quando invece il problema è complesso,
completo e corrisponde ad un range tra il 96 e il 100%, allora il qualificatore da attribuire è il 4. In altri casi notiamo che la classificazione ci offre anche qualificatori riferiti a altro specificato e non specificato. Altro specificato tiene conto della codifica di tutti gli aspetti del funzionamento che non sono però inclusi in nessuna delle altre categorie specifiche della classificazione. Non specificato, invece, tengono conto della codifica di alcuni elementi di funzionamento per i quali non ci sono però informazioni sufficienti che ci consentono di attribuire una categoria particolare. Mi piace concludere questo incontro con un'affermazione di Matilde Leonardi. Guardare al funzionamento e saper leggere al di là della pura diagnosi è quello che ci permette di fare dell'ICFSI lo strumento per la progettazione dei percorsi individuali di riabilitazione, di educazione di vita dei bambini con disabilità. ICF allora va considerato come uno strumento per la clinica, la ricerca, la statistica e la scuola, ma anche per i progetti di vita fatti dai e con i bambini con disabilità. Questo a dire che la persona non è la sua diagnosi.